In questo video vediamo la home gym definitiva con tutta l'attrezzatura che puoi accumulare, diciamo così, nel corso del tempo, sia spazio, budget e motivazione. La panca multifunzione è un ottimo strumento per allenarti a casa in poco spazio, come già spiegato parecchie volte, evita assolutamente di allenare le gambe alla leg extension perché non è molto professionale, rischi nel caso peggiore di avere problemi all'articolazione della ginocchia, quindi solo parte alta, ottimo per fare petto, schiena, tricipiti, bicipiti, cavo alto, cavo basso, quindi promossa per appunto aggiungere tanti esercizi in più per fare anche piramidale drop set in comodità. Dopodiché una panca con regge bilanciera, ovviamente ne basta soltanto una, se ha anche la panca Scott integrata come questa tanto meglio, ripeto ancora una volta, evita di fare leg extension, e ovviamente panca con regge bilanciera è molto comoda per fare il petto a casa come sempre in poco spazio, e se ha, ripeto, anche la panca Scott ancora meglio, così aggiunge anche bicipiti a parte. Dopodiché panca con schiena reclinabile, classica per partire, fare tanti esercizi. Manubri regolabili, ottimi per fare piramidale drop set in poco spazio senza avere tanti manubri e senza aggiungere e togliere dischi nella singola sessione, quindi giri la ghiera, selezioni il carico adeguato e in un colpo solo hai scelto il carico giusto per fare la serie, per l'appunto. Manubri normali che vanno benissimo per partire, quindi vanno a partire da zero, magari ancora prima dei manubri regolabili puoi partire con i manubri normali di questo tipo. Panca Scott non è esattamente necessaria, però può andare bene nel lungo periodo per colpire al meglio i bicipiti, se per l'appunto ce l'hai integrata ancora meglio, altrimenti la prendi a parte ed è per l'appunto molto comoda per aggiungere questa variante sempre con bilanciere EZ che è meno stressante per l'articolazione dei polsi per i bicipiti stessi, poi fai soltanto un esercizio quindi non è molto versatile, però può andare bene. Dopodiché dips bar, consiglio quelle bianche, ottime per fare per l'appunto il petto principalmente, sono molto stressanti per l'articolazione delle spalle, quindi da prendere soltanto quando uno è già molto avanzato per evitare assolutamente problemi, però sono ottime per l'appunto per colpire al meglio la parte alta a livello muscolare, petto e non solo. Dopodiché per il discorso gambe un rack ci vuole assolutamente, quindi è molto importante che sia di questo tipo piuttosto che con i due supporti separati, se fai lo squat con bilanciere devi avere il rack, altrimenti opta per le varie altre varianti di squat come goblet squat, squat sumo e quant'altro. Elastici ovviamente si può partire con quello rosso per fare tanti esercizi anche magari per la postura. La fit ball non è esattamente necessaria e ovviamente anche il seated calf raise non è esattamente necessario. Quindi ripeto, nel corso del tempo se hai spazio, motivazione e budget piano piano puoi accumulare per variare un po' i tuoi workout questa attrezzatura. Panca multifunzione, panca con regge bilanciere, schienale reclinabile, manubri regolabili, manubri, panca Scott, dips bar e rack per lo squat con eventuale elastico per appunto aggiungere tanti movimenti in più. Ovviamente tutto questo non è necessario, io l'ho accumulato nel corso degli anni in base un po' ai miei allenamenti, però se parti da zero quindi puoi tranquillamente partire solo con una panca di questo tipo, due manubri, un bilanciere, un elastico, dopodiché puoi tranquillamente fare tutto. Quindi questo un po' è, però ripeto, con molto meno si può tranquillamente fare tutto anche a casa senza bisogno necessariamente di andare in palestra.